Raccolta firme, manifestazioni e mobilitazioni in piazza sono solo alcune delle azioni messe in campo dai giovani democratici da ottobre a gennaio in difesa del diritto allo studio e per il rimborso agli studenti pendolari che da mesi anticipavano i soldi del trasporto. Soddisfazioni tra i giovani democratici che per voce di Andrea San Gregorio affermano che dopo una lunga serie di battaglie in piazza e a mezzo stampa, coinvolgendo anche l'amministrazione, sono finalmente arrivati i soldi dei primi due mesi di rimborsi. Ora, continua San Gregorio, continueremo a sollecitare l'amministrazione affinché tutti i rimborsi arrivino presto, perché le famiglie dei pendolari non solo ne hanno diritto, ma ne hanno anche bisogno.